Ciao, sono Davide Malizia, campione del mondo di zucchero artistico. Oggi vi presento la mia linea di stampi in silicone, studiata e ideata con DecoSil, dedicata alle PS artistiche in pasticceria. L'arte non consiste nel creare cose nuove, bensì nel saperle rappresentare con novità. Buona visione! Indossare sottoguanti di cotone e guanti speciali per zucchero a protezione termica. Preparare lo zucchero isomalto in una caraffa di vetro Pyrex, i colori idrosolubili, un termometro e una paletta per mescolare. Per la cottura dell'isomalto utilizzare una pentola a doppio fondo e una piastra a induzione. Versare l'isomalto poco alla volta e scioglierlo a calore alto mescolando di continuo per evitare la formazione di grumi e caramellizzazioni centrali. Portare a una temperatura di 170 gradi centigradi. Per facilità di utilizzo, versare lo zucchero in una caraffa di vetro Pyrex. A parte, preparare i colori in polvere da sciogliere in un bicchiere con acqua calda, in un rapporto di 1 grammo di colore e 5 grammi d'acqua. Aggiungere il colore nell'isomalto sciolto e mescolare. Versare l'isomalto colorato sul tappetino di silicone DecoSil. Far raffreddare lo zucchero, impastandolo con l'aiuto del tappetino di silicone e procedere alla lavorazione finale. Preparare uno stampo sfera della linea Malizia. Chiudere lo stampo facendo combaciare gli incastri. Aggiungere della polvere pearlescente nello zucchero isomalto. Versare lo zucchero fino a riempire completamente lo stampo. Riporre il tutto in abbattitore a meno 40 gradi centigradi e attendere che solidifichi. Una volta pronta, estrarre la sfera aprendo lo stampo dalla parte bianca morbida. Passare la fiamma su tutta la superficie della sfera in maniera energica e veloce. Per shock termico, la sfera di zucchero da trasparente assumerà un effetto cristallo. Per una buona finitura, lucidare col cannello a fiamma in maniera dolce e omogenea. Thank you.